Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Vi propongo un video di un dolce, niente pasta madre questa volta. È un dolce molto buono, semplicissimo da fare. Io non l'avevo mai fatto, lo faccio insieme a voi. Andiamo a vedere come. Ho preparato per prima cosa i biscotti, 200 grammi di biscotti secchi. Questi sono oro saiva integrali, ma potete usare qualsiasi cosa, anche savoiardi, paesini, quello che volete. Li ho tritati, macinati con un frullatore. Eccoli qua. Ho sciolto i 100 grammi di burro a bagnomaria e ce l'ho verso sopra. Io ho guardato qualche ricetta su internet, ma presso poco gli ingredienti sono uguali per tutti. Cambia solo che so, invece delle fragole ci mettiamo i mirtilli, qualsiasi cosa. Ho ritagliato con la carta forno, ho fatto la forma del suo letto a cerniera, così poi quando apriamo rimane la torta bella compatta, però ci mettiamo anche i bordi, la carta forno, la mettiamo sotto, imborrata sotto e sopra, così, e poi attorno ai bordi. Ok. Ho messo burro sia sotto che sopra la carta forno. Adesso ci verso tutti i biscotti. Dopodiché metto in frigo per qualche ora. Nel frattempo mi sono preparata le fragole con lo zucchero e il limone, così tirano fuori un po' di succo. Questo è il formaggio Philadelphia. Se volete usare meno formaggio, fate metà dose, che sono 2,50 di Philadelphia e 2,50 di yogurt, magari alla fragola, a seconda del gusto che fate, il cheesecake. Questa è la panna, sono 250 grammi di panna. Altrimenti si può usare, ho visto, anche il mascarpone. Tenete presente, io è la prima volta che faccio questa torta, quindi la sto facendo insieme a voi. Ora frulliamo, mettiamo lo zucchero a velo e con le fruste a velocità bassa, lavoriamo un pochino. Io penso che si possa fare anche senza la frusta elettrica, con una frusta normale o con un cucchiaio. Vabbè, ormai sono andata così e continuo così. Bene, la crema è pronta. Eccola qua. Ora riprendo un po' di succo di fragole, un po' pochino, mi sarebbe servito di più. Poi prendo la colla di pesce che avevo messo in precedenza in ammollo in acqua fredda, i fogli di colla di pesce. Ne metto un pochino, tipo due, come se mettessi due fogli dentro il padellino e la vado a sciogliere sul fuoco. La sciolgo un po' sul fuoco e poi la inserisco nella crema. Questo perché voglio colorare un pochino di rosso la crema. Se invece volete lasciarla bianca, lasciate la crema bianca,
sciogliete un po' di colla di pesce dentro un po' di panna liquida prima che la montate, un cucchiaio, 2 cucchiaie di panna. Ok, la lascio intiepidire e poi ce la verso dentro. Come vedete, la cheesecake si può fare in tantissimi modi, quindi ci possiamo sbizzarrire e fare cose diverse, invece delle fragole, mirtilli, ciliegie, anche l'interno si può cambiare, mascarpone o altro. Ok, andiamo avanti. Adesso metto delle fragole come guarnizione, però non devono essere tanto grandi, vedete, devono stare un pochino più sotto del bordo, altrimenti poi vi escono fuori, quindi fragole piccoline tagliate a metà, oppure se sono troppo alte ci togliete il pezzo sotto. Ok, le attacco bene al bordo e dopo ci verso la crema. Ok, messo tutta la crema. Sì, l'avrei preferita un pochino più colorata dentro, però vabbè, magari la prossima volta la farò con lo yogurt, ad esempio con lo yogurt alle fragole. Bene. La livello per benino e la metto in frigo. No, deve stare in frigo diverse ore. Metto il pentolino con le fragole e zucchero sul fuoco, faccio cuocere per 10 minuti e poi trito con il mixer ad immersione. Trito bene. Poi ci aggiungo la colla di pesce strizzata e rimetto un attimo sul fuoco per far sciogliere. Ed eccola qua, forse è anche troppa, bastavano anche meno fragole. La faccio raffreddare un po' prima di metterla sulla torta. Comunque la torta dovrebbe essere stata già in frigo diverse ore. Queste sono le fragole nel mio orticello per la guarnizione. Ok, verso tutto sulla torta, ecco qua, e poi rimetto in frigo. Dopo un'oretta anche due, posso mettere la guarnizione di fragole come voglio e rimetto in frigo. Allora, prima di togliere la cerniera e di aprire la torta, bisognerebbe aspettare almeno 5-6 ore. Sarebbe bene aspettare proprio il giorno dopo, in modo che si solidifica bene. Però io ho fretta di finire il video e lo faccio prima. Speriamo bene. Togliamo anche la carta attorno. Ok. E poi piano piano dovremo togliere la base del suolo. Ed anche la carta dovremmo far scivolare piano piano, togliere la carta forno che sta sotto e farla scivolare nel piatto. Sembra che sia venuta bene, eh? Almeno l'aspetto come prima mia cheesecake sembra bella. È arrivato il momento di tagliare una fetta ed assaggiarla. Ma io direi che va bene, dentro forse doveva rapprendersi un pochino di più, però è molto buona. Bene amici, ci vediamo al prossimo video, grazie della visione, ciao ciao!